partita molto delicata in chiave salvezza oggi allo stadio Friuli di Udine, dove si affrontano il bianconero dell'Udinese ed il Como. I padroni di casa, che senza la penalizzazione di 5 punti sarebbero quasi a ridosso della zona UEFA, arrivano dalla sconfitta a partita all'Olimpico contro la Roma per 2-0. Il netto 3-0 interno subito contro il Milan dal Como getta i lariani in piena disperazione, avendo solo 2 punti di vantaggio sull'ultimo in classifica, che è il Catanzaro. L'Udinese parte subito a sprombattuto, e dopo 9 minuti, Marronaro colpisce in pieno un palo alla destra di Savorani. La difesa ospite fa acqua da tutte le parti, e al 23esimo dell'anno si presenta il tiro, provando ancora però Savorani proteso in tutto a negargli il vantaggio. Il forcing bianconero prosegue con il tiro di Balbo al 32esimo, che viene deviato da Chiodini in calcio d'angolo. Al 35esimo arriva il meritato gol del vantaggio per l'Udinese, tocco sotto porta di Dell'Anno che buca Savorani e porta in vantaggio il suo. La musica non cambia nemmeno inizio ripresa, è sempre l'Udinese a cercare la via del gol, del Balbo che sfiora il raddoppio con un tiro angolato respinto da Savorani. Pochi minuti dopo, carambola che potrebbe beffare il portiere del Como, ma il tiro di Marronaro, il difensore, si impegna e finisce oltre la traversa. Il monologo friulano prosegue al 54esimo, tiro di Abel Balbo e palla sul fondo. E dopo tanto spreco, la dura legge del gol colpisce, il Como pareggia il primo tiro in porta. Tiro secco di Vincenzi e nulla da fare per Giuliani. L'Udinese si rituffa in attacco con rabbia e subito, al 64esimo, trova la rete del 2-1 con il diagonale vincente di Marronaro. Due minuti dopo Vanoli, in progressione offensiva, ha la palla buona per chiudere la partita. Fallisce il colpo del KO, aprendo troppo il tocco sotto misura e mandando la palla ampiamente sul fondo. E a 10 minuti dalla fine, il Como trova clamorosamente, al secondo tiro in porta, il gol del 2-2. Azione personale di Fortunato, concluso con un preciso diagonale che va probabilmente Giuliani. Udinese, beffata e ferita, cerca ancora la rete del 3-2. Clamorosa la parata di Savarani sul tocco di Orlando dalla grande distanza. Gli dei del calcio in pieno recupero eleggono proprio Orlando come protagonista del match. Tocco incredibile in mezzo rovesciata e palla che si infila alle spalle di Savorani per il gol del 3-2. Vittoria rocambolesca ma meritata quella dell'Udinese oggi. Il Como ha fatto davvero poco, 2 soli tiri in porta, vero, 2 gol, ma che non potevano giustificare il punto che stava rubacchiando la squadra lariana.